Assessore Pantalone, qual è la situazione odierna del campo di Sant'Anna? Diciamo che abbiamo effettuato di recente un'ulteriore riunione tecnica con la società del Chieti che gestisce l'impianto di Sant'Anna. Lo stato dell'arte è che pur essendo scaduti i termini per l'espletamento dei lavori da parte del gestore, c'è un finanziamento che il gestore ha intercettato nell'ambito del bando sport e periferie del Dipartimento dello Sport attraverso la partecipata del CONI Sport e Salute S.p.A. ed è un finanziamento di oltre 500.000 euro che noi stiamo veramente cercando di fare in modo che il Chieti possa riuscire ad intercettare definitivamente con una stipula di una convenzione che il Chieti dovrà eseguire entro il 31/12 di questo anno. È ovvio che noi stiamo attendendo dei documenti necessari ai fini dell'approvazione dell'esecutivo e questo è quanto di nostra pertinenza. Poi dobbiamo augurarci nella piena collaborazione della società perché veramente l'obiettivo è quello di vedere quell'impianto riqualificato. Noi stiamo facendo in modo che questi documenti arrivino nel minor tempo possibile, ma è ovvio che possiamo effettuare questo tipo di attività, ma non abbiamo una diretta pertinenza nell'ambito di questi aspetti. Quindi dobbiamo soltanto augurarci che questi documenti ci pervengano il prima possibile in modo da procedere con gli uffici all'approvazione del progetto esecutivo e poi il Chieti dovrà firmare dapprima la convenzione con il Dipartimento per lo Sport e dopodiché procedere all'iter successivi di affidamento dei lavori. Qualora non dovessero arrivare per tempo i documenti richiesti, quali sono i rischi? Ma io questo lo faccio anche per rispondere a qualche oppositore che forse dimentica che avrebbe anch'egli l'obbligo di dire la verità e non di fare speculazione e populismo come qualche oppositore ha fatto su questa vicenda nelle ultime settimane, che il rischio è quello che la squadra di calcio, ma soprattutto la città, perché la squadra di calcio ha in gestione un impianto cittadino, possa perdere questa opportunità, cioè possa perdere questi oltre 500.000 euro. Ma è ovvio che nel momento in cui ciò dovesse accadere, ma siamo veramente convinti che non accada, ci attiveremo un attimo dopo per avviare tutte le procedure necessarie affinché quell'impianto possa avere il futuro che merita. È una nostra priorità, però ecco, non vanno confuse le responsabilità. Capisco che qualcuno dei banchi dell'opposizione lo faccia in maniera ovviamente pretestuosa, non dovrebbe essere così. Noi andiamo avanti perché stiamo facendo un gran lavoro sui 18 impianti sportivi della città che sono pienamente fruibili a disposizione dell'associazionismo sportivo cittadino e di chiunque li voglia utilizzare.